pratica clinica principalmente di disturbi della voce. E anch'io, come il professore, sono una cantante, sono partita dal Teatro Reggio di Torino e attualmente mi occupo principalmente di musica. Grazie. Di musica. Si sente? Un po' meglio? Ok. Mi occupo per lo più di musica leggera, quindi musica contemporanea, e mi sto specializzando in quello, quindi tecnica vocale. Allora, volevo presentarvi la figura del logopedista e dirvi soprattutto che non tutto è perduto. Insomma, una volta che abbiamo una patologia dell'organo, che sia essa funzionale o organica, comunque si può tornare indietro. Allora, questo dipende sicuramente dal tipo, dalla dimensione, dalla forma della lesione, ma anche dall'età e dalla durata della sintomatologia vocale. Quindi è per questo, è per questo che è fondamentale che ai primi segni e sintomi di un disturbo vocale si venga a fare una visita laringoscopica. E ha sicuramente un impatto psicologico e lo vedremo insieme. Perché riabilitare sempre? Il parlante e il cantante non percepiscono sempre in modo obiettivo la qualità della propria voce, è proprio quello che dicevamo prima, spesso il vicino di casa che ci dice: ma cosa c'è che non va nella tua voce? Oppure, ancora meglio, quando si tratta di un cantante, un insegnante di canto che è ben formato, in